Ciao, benvenuto a questo video che ti illustrerà le regole di Seven Wonders. Prima di partire con la spiegazione, è importante specificare che questo gioco è adatto anche ai giocatori daltonici. A ogni colore del gioco corrisponde un simbolo. Seven Wonders è un gioco da 3 a 7 giocatori dai 10 anni in su, con partite che durano circa 30 minuti. In Seven Wonders lo scopo del gioco è sviluppare la tua città affinché sia più potente di quelle dei tuoi avversari. Prima di scoprire le regole del gioco, concentriamoci sulla preparazione. Distribuisci una meraviglia casuale a ogni giocatore. Nel gioco ci sono 7 meraviglie diverse. Scegli se preferisci giocare con il lato giorno o con il lato notte della tua meraviglia. Per le prime partite ti consigliamo di giocare con il lato giorno. Poi metti tutte le monete al centro del tavolo e collocane 3 su ogni meraviglia. Le monete che possiedi sono dette il tuo tesoro. Quel tesoro, assieme alla tua meraviglia e alle carte che scegli di giocare, compongono la tua città. Metti tutti i segnalini conflitto militare al centro del tavolo. Poi dividi le carte in 3 mazzi, epoca 1, epoca 2 ed epoca 3. Adesso assembla il mazzo dell'epoca 1. Questo mazzo è composto da tutte le carte con il numero romano 1 sul retro. Riordina queste carte secondo i seguenti criteri. Con 3 giocatori prendi solo le carte con 3 più. Con 4 giocatori prendi le carte con 3 più e 4 più. Con 5 giocatori prendi le carte con 3 più, 4 più e 5 più. Con 6 giocatori prendi le carte con 3 più, 4 più, 5 più e 6 più. Con 7 giocatori prendi tutte le carte. Rimetti nella scatola ogni carta inutilizzata. Poi fai lo stesso con i mazzi dell'epoca 2 e dell'epoca 3. Attenzione però, nel mazzo dell'epoca 3 dovrai aggiungere anche le carte Gilda. Inseriscine 2, più una per ogni giocatore. Dopo aver composto i mazzi, prendi quello dell'epoca 1, mescolalo e distribuisci 7 carte a faccia in giù a ogni giocatore. Se hai fatto tutto bene, adesso il mazzo dovrebbe essere vuoto. A questo punto la preparazione è completa. Diamo un'occhiata alle regole. Come spiegato all'inizio del video, lo scopo del gioco è sviluppare la tua città affinché sia più potente di quelle dei tuoi avversari. Questa potenza è rappresentata dai punti vittoria, che guadagnerai nel corso della partita grazie alla tua meraviglia e alle tue carte, che rappresentano gli edifici. Adesso scopriamo come si svolgono i turni. Simultaneamente, tu e i tuoi avversari scegliete una carta tra le 7 che vi sono state distribuite. Tieni la tua carta a faccia in giù davanti a te, mentre aspetti che ogni altro giocatore abbia fatto la propria scelta. Poi passa tutte le carte rimanenti al giocatore alla sinistra. Dopo la prima scelta, ogni giocatore riceve quindi una mano di 6 carte. Una volta scelta la carta, hai 3 opzioni. La prima è quella di rivelare la carta scelta e costruire l'edificio corrispondente nella tua città. Vedremo dopo come pagare il suo costo di costruzione e quali vantaggi potrai trarne. Per adesso, ricorda solo che ogni carta che giochi rimane nella tua città fino alla fine della partita. La seconda opzione è quella di usare la carta scelta per costruire uno stadio della tua meraviglia. Per farlo, basta far scorrere la carta sotto il primo stadio della tua meraviglia. Vedremo dopo come pagare il costo di costruzione di quello stadio e quali vantaggi potrai trarne. La terza opzione, infine, è quella di vendere la carta scelta per ottenere 3 monete. In questo caso, la carta scelta viene messa nella pila degli scarti. Il primo turno è ora concluso. Tu e gli altri giocatori avete scelto una carta ciascuno, passato la mano al giocatore al vostro fianco e usato la carta scelta. Adesso puoi iniziare il secondo turno scegliendo un'altra carta dalla mano appena ricevuta. Dopo qualche altro turno, quando avrai 2 sole carte nella tua mano, dovrai scegliere una carta e mettere l'altra nella pila degli scarti. L'ultima carta non sarà giocata e quindi non ti permetterà di ottenere alcuna moneta. Se hai fatto tutto bene, nell'epoca 1 ogni giocatore avrà quindi scelto e giocato 6 carte. In Seven Wonders esistono 7 tipi di carte. Le carte marroni forniscono materie prime, pietra, legno, minerale e argilla. Le carte grigie forniscono manufatti, tessuto, papiro e vetro. Le 7 risorse del gioco, assieme alle monete, sono necessarie per pagare i tuoi costi di costruzione.
Le carte blu forniscono punti vittoria alla fine della partita. Il numero scritto all'interno delle foglie d'alloro rappresenta i punti vittoria che hai ottenuto. Le carte verdi aumentano i progressi scientifici in tre campi e le loro combinazioni forniscono punti vittoria alla fine della partita. Segui la tabella nell'ultima pagina del regolamento per calcolare con facilità quanto valgono le tue carte verdi. Le carte gialle forniscono vantaggi commerciali, possono farti ottenere monete, migliorare il commercio con i tuoi vicini e talvolta anche fornirti punti vittoria. Le carte rosse aumentano la tua potenza militare. Alla fine di ogni epoca, le tue armate si confronteranno con quelle dei tuoi vicini. Vedremo dopo come funziona la risoluzione dei conflitti militari. Infine, le carte viola entrano in gioco solo durante l'epoca 3. Ti forniscono punti vittoria in base ai set di carte creati nel corso della partita. Adesso vediamo come si costruiscono gli edifici corrispondenti alle tue carte. Ricordati che quando scegli una carta hai tre opzioni. Costruire l'edificio sulla carta. Costruire uno stadio della tua meraviglia. Vendere la carta per 3 monete. Per costruire l'edificio sulla tua carta dovrai pagarne il costo di costruzione. Una volta costruito, beneficerai dei suoi effetti. Ogni carta possiede i medesimi attributi, ha un nome, un effetto e generalmente un costo di costruzione. Alcune carte potrebbero essere gratuite. Il costo di un edificio è mostrato sotto il suo effetto, sulla sinistra della carta. Il costo potrebbe essere mostrato in 3 modi diversi. In un caso, la zona di costo è vuota. Per costruire quell'edificio non dovrai pagare alcuna moneta o risorsa. Alternativamente, il costo potrebbe essere indicato in monete. In quel caso, devi prendere il numero di monete indicato dal tuo tesoro e metterlo nella riserva al centro del tavolo. Così come una carta con un costo in risorse, puoi costruire quell'edificio solo se possiedi il numero richiesto di monete. Infine, il costo potrebbe essere indicato in risorse. In quel caso, devi possedere le risorse mostrate per poter costruire quell'edificio. Mettiamo che tu voglia costruire la caserma, che costa un minerale. Se produci già un minerale, puoi costruire la caserma gratuitamente. Non devi scartare la tua carta. Se produci un minerale, significa che produci un minerale ogni turno per l'intera partita, proprio come se avessi una miniera inesauribile. Se non produci un minerale, invece, puoi acquistare quella risorsa dal giocatore alla tua destra o da quello alla tua sinistra, a patto che la produca. Per acquistare un minerale da un vicino devi pagargli 2 monete. Quel vicino non può impedirti di farlo, e ancora una volta la carta non viene scartata. Quel vicino può comunque usare il suo minerale in quel turno, poiché il tuo acquisto non ha alcuna influenza sulla sua giocata. Se nei turni successivi vorrai comprare un minerale da quel vicino, dovrai comunque pagarlo di nuovo. Presta attenzione ai nomi delle tue carte. Non puoi mai costruire 2 edifici con lo stesso nome. Adesso vediamo come si costruisce uno stadio della tua meraviglia. Lascia la carta scelta a faccia in giù e falla scorrere sotto al primo stadio della tua meraviglia. Gli stadi devono essere costruiti in ordine, da sinistra a destra, ma quest'ordine non ha niente a che vedere con l'epoca attuale. Puoi costruire tutti gli stadi nell'epoca 1, nell'epoca 3 o perfino non costruirli affatto. Come costo per costruire lo stadio di una meraviglia, non considerare cosa è indicato nella zona di costo della carta scelta. Il costo che ti serve è specificato qui, sulla meraviglia. Così come per gli edifici, se non hai le risorse richieste e non sei in grado di acquistarle dai tuoi vicini, non puoi costruire quello stadio. La terza opzione, come già detto, è quella di vendere la carta scelta per ottenere 3 monete. Per farlo, basta mettere la carta a faccia in giù nella pila degli scarti, poi prendere 3 monete e aggiungerle al tuo tesoro. Alla fine dell'epoca 1, prima di passare a quella successiva, tutti i giocatori dovranno risolvere i conflitti militari. Per farlo, conta il numero di scudi presenti sulle tue carte e eventualmente sulla tua miglioria. Poi confronta quel numero con quello di entrambi i tuoi vicini, uno alla volta. Se possiedi un valore più alto del tuo vicino, prendi un segnalino vittoria militare più 1 che ti fornisce un punto vittoria alla fine della partita. Se possiedi un valore più basso, prendi un segnalino sconfitta militare meno 1, che ti fa perdere un punto vittoria alla fine della partita. Se siete in pareggio, nessuno di voi prende segnalini. Ogni giocatore risolve 2 conflitti militari, uno con il vicino alla propria destra e uno con quello alla propria sinistra.
Quando questi conflitti sono stati risolti e i segnalini sono stati distribuiti, l'epoca 2 può avere inizio. L'epoca 2 si svolge proprio come l'epoca 1, con la differenza che la mano di carte viene passata al giocatore in direzione opposta rispetto a prima, quindi alla propria destra. I giocatori scelgono e giocano 6 carte come prima, e anche quest'epoca termina con la risoluzione dei conflitti militari. A partire dall'epoca 2 vedrai che alcune carte posseggono una piccola icona bianca, detta concatenazione. Se nella zona di costo di una carta compare un'icona del genere e tu possiedi già una carta con quell'icona nella sua zona d'effetto, come mostrato, puoi costruire quella carta gratuitamente. L'epoca 3 si svolge esattamente come l'epoca 1, con le carte che vengono nuovamente passate alla propria sinistra. Per aiutarti, la direzione in cui viene passata la mano è indicata sul retro di ogni carta. Inoltre, come spiegato precedentemente, nell'epoca 3 compaiono anche le carte Gilda. Per quanto riguarda le vittorie militari, i punti vittoria guadagnati aumentano ogni epoca, vanno da 1 a 3 fino a 5 alla fine dell'epoca 3. Le sconfitte militari, tuttavia, forniranno sempre e comunque segnalini meno 1. Adesso conosci tutte le regole base di Seven Wonders. Quello che ti rimane da fare è scoprire le varie icone di gioco per comprendere gli effetti dei tuoi edifici e della tua meraviglia. Potrai trovare la guida che ti serve nella scheda di descrizione degli effetti. Grazie per aver guardato questo video. Ti auguriamo un sacco di divertimento giocando a Seven Wonders.